Stanno rubando. Non gli hanno lasciato niente. Cioè. Che di nuovo polizia. Questo qua, poverino, nel frattempo. Gente che dorme per strada. Pezzo di... Io ti... Nord-est della Spagna, regione Catalogna. Ci troviamo in una delle città più affascinanti e celebri d'Europa, Barcellona. Se passate di qui non potete perdere le meravigliose opere di Antonio Gaudí, come la Sagrada Famiglia, o le Ramblas, o le soleggiate spiagge cittadine. Ma per quanto questa città attiri ogni giorno migliaia di turisti e sia considerata una delle più belle d'Europa, ha anche un lato oscuro. A pochi passi dalle Ramblas e dalle folle di turisti si trova il quartiere che molti cittadini ritengono il più pericoloso della città, il Raval. Un luogo ricco di storia, dove si incontrano culture, arte e comunità diverse, ma dove si convive anche con degrado, criminalità e pericoli che si nascondono dietro ogni angolo. Allacciate le cinture, signori, perché oggi vi porterò a scoprire la sua realtà fatta di spaccio, furti, aggressioni e prostituzione. Benvenuti nel Raval, il volto nascosto di Barcellona. Guys, benvenuti a tutti in questo nuovo video e benvenuti a Barcellona, la seconda città più grande della Spagna dopo la capitale Madrid. Sono nella regione della Catalunya e vi dico questo perché a Barcellona dovete sapere che oltre a parlare lo spagnolo parlano anche il catalano. Questa lingua è simile allo spagnolo, è come se fosse un dialetto dello spagnolo. Io sapevo che c'era questa tradizione, ma non pensavo che era così tanto evidente. Infatti, se voi camminate per le strade della città, vedete cartelli o insegne che sono scritte in catalano e non in spagnolo. Dettovi questo, comunque, raga, in questo momento mi trovo di fronte al Port Vell, ovvero il porto della città, costruito nel 1992, un po' prima delle famose Olimpiadi di Barcellona del 92, quelle dove nacque il Dream Team. Per chi conosce la pallacanestro sa di cosa sto parlando. E da qui partono le varie navi da crociera che visitano i vari luoghi del Mediterraneo, ma non solo navi da crociera, partono anche le navi mercantili. Da quel lato là, adesso non si vede bene, si trova il quartiere della Barceloneta. La Barceloneta è un altro quartiere storico, è un quartiere turistico. Si dice che era il quartiere dei pescatori, infatti nella zona della Barceloneta si possono trovare le spiagge. Io ci sono passato ieri e si respira davvero un bell'ambiente. Sfortunatamente però, ragazzi, nella Barceloneta oggi non si andrà, perché la nostra direzione non sarà quella là, ma sarà da quel lato là, perché lì è dove si trova il quartiere più pericoloso di Barcellona, o perlomeno così è quello che dicono. Prima di incamminarci però verso il nostro quartiere pericoloso, salutiamo a Cristobal Colón, ovvero Cristoforo Colombo, che in questo momento con la sua mano destra sta segnando la direzione del nuovo continente, ovvero delle Americhe. Ho appena raggiunto la Rambla, praticamente il Port Vell è dietro alla statua di Cristoforo Colombo, e questa è la famosa Rambla. È lunga più o meno 1 chilometro e va da Port Vell fino a Piazza della Catalunya. Se venite a Barcellona ci dovete passare per forza. Infatti non so se le riuscite a vedere di fronte a me quante persone ci sono, ma è un luogo abbastanza affollato. Essendo così tanto affollato, dovete sapere che è un posto dove ci sono borseggiatori, quindi bisogna fare attenzione al cellulare, o se avete zaini o borse dovete tenerle belle strette a voi. Questo succede però più di notte che di giorno, e non è solo Barcellona un posto di borseggiatori, o solo questo è un posto di borseggiatori, ma vi dico che anche quando sono stato a Venezia poco fa leggevo nella zona turistica che bisognava fare attenzione ai borseggiatori. Diciamo, i luoghi turistici sono i luoghi perfetti per queste persone, però con un po' di attenzione si possono evitare, ecco. Al di fuori dei borseggiatori, la Rambla rimane il luogo turistico per eccellenza nella città.
Il suo nome deriva dall'arabo Ramla, che significa letto di un fiume sabbioso. Infatti, inizialmente, era un torrente che separava la città murata dal sobborgo del Raval. Poi, nel XIV secolo, la città si espanse per includere anche questo quartiere. E il corso d'acqua venne deviato, permettendo la trasformazione di questo posto in una strada pubblica. Tra l'altro, dovete sapere che questa non è l'unica Ramla della città, ma ce ne sono anche altre. Intanto adesso vi faccio godere un po' della Ramla. Guardate, qui fanno ritratti, ci sono persone che fanno ritratti. La cosa strana, che come succede tra l'altro in alcune zone della Colombia, è che praticamente a pochi passi da qui, dalla zona turistica, c'è la zona pericolosa. La parallela a questa strada è il quartiere pericoloso, ovvero il Raval. Prima di arrivarci però in questa zona, vi devo far vedere un altro posto che, se venite qua a Barcellona, ci dovete passare per forza, perché è alquanto caratteristico. Questo che vedete qui è il mercato della Boqueria o San José. È stato creato nel 1840 e solo nel 1916 misero il tetto che vedete lì. Boqueria è un termine catalano che, tradotto in italiano, vuol dire macelleria. In questo posto dovete sapere che ci sono 300 posti più o meno che vendono vari prodotti, che possono essere o spagnoli o che provengono da altre parti del mondo. Qui, se venite a Barcellona, ci dovete passare per forza. Guardate quante persone ci sono, è incredibile, c'è un botto di gente, e da qua dovete passarci sì o sì. Tra l'altro, questo mercato, diciamo tra virgolette, collega la Rambla con il quartiere pericoloso. Adesso ci facciamo un giro per la Boqueria e poi andiamo nel nostro punto di interesse. Guardate quello che si vende. C'è un botto di gente. Diciamo che sembra che il mercato sia strutturato, che da un lato c'è la zona della frutta, da un altro c'è la zona del pesce. Guardate qui, vendono ostriche che potete mangiare sul posto. Io non sono un amante del pesce crudo, però sappiate che se venite qua a Barcellona, so che molti italiani piace il pesce crudo, potete venire qua a mangiare. Guardate altre ostriche, 4 pezzi a 10 euro. E qui dovrebbe essere la zona salumi. Guardate qui, se venite in Spagna, soprattutto a Barcellona ma anche a Madrid, dovete per forza mangiare il jamón serrano, che è buonissimo. Diciamo ciao ciao al mercato della Boqueria, è da qua che inizia il Raval più o meno. Ed ecco qua, signori, prepariamoci a lasciare la zona turistica e incamminiamoci da questo lato qua. Come un po' in Colombia, dalla zona turistica si passa ad un altro scenario. Qua è più o meno la stessa cosa, non ai livelli della Colombia, ma una cosa simile. Ma parliamo adesso del Raval. Il nome Raval deriva dall'arabo Rabat, che significa sobborgo. Durante il Medioevo quest'area era principalmente agricola, ma nel corso dei secoli è stata progressivamente urbanizzata. Nel XIX secolo, con l'industrializzazione di Barcellona, il Raval si trasformò in un quartiere operaio densamente popolato. Nel XX secolo, a causa del sovraffollamento e delle pessime condizioni igieniche, il quartiere divenne sinonimo di povertà e degrado. Conosciuto anche come Barrio Chino, non per la presenza di asiatici, ma per la somiglianza con i quartieri malfamati di altre città, il Raval divenne un centro di attività illecite, come contrabbando, prostituzione e spaccio di droga. Nonostante la riqualificazione avvenuta prima delle Olimpiadi del 1992, il crimine non fu completamente debellato. Ancora oggi il quartiere affronta problemi di criminalità, soprattutto di notte, con alti tassi di furti, spaccio e prostituzione. Tuttavia, alcune aree del Raval sono più sicure di altre, anche se rimane noto per borseggi e piccoli crimini che portano tra l'altro ad una svalutazione delle case nella zona. Gli abitanti sono spaventati da questo quartiere e il comune di Barcellona sta cercando di aumentare il numero di poliziotti nella zona. Ha anche aggiunto, da come stavo leggendo, varie telecamere nella città, molto probabilmente per evitare o per controllare meglio il quartiere. Tra l'altro, queste case che vedete adesso, non tutte, non la maggior parte, ma alcune case, se sono vuote, vengono occupate
molto probabilmente da persone che hanno bisogno di una casa e che non ne hanno in quel momento. Il problema poi è che quando occupano le case e il proprietario se ne accorge, non può fare niente. È un po' la stessa situazione che ci troviamo noi in Italia, che quando ti entrano a occupare una casa, quando ti cambiano la serratura, è un bel problema poi cacciarli fuori, mandarli via, soprattutto se hanno dei minori in casa. E questa è più o meno la stessa situazione che succede a noi in Italia. Non sono io che ve lo devo spiegare. Guardate, qui infatti c'è polizia che controllano la zona. Ovviamente qui c'è ancora turismo. Quando vi parlo di tossicodipendenti, non so se lo riuscite a vedere il tipo dietro di me, ma cioè, ci sono anche queste persone nella zona. Ci sono turisti che stanno passando, ma oltre ai turisti iniziano ad esserci anche tossicodipendenti. Comunque sono qua perché, non so se riuscite a vedere là sopra, c'è scritto attenzione skater. E adesso vi faccio vedere una cosa che dal mio punto di vista è tanta roba. E qui arriva la parte che sinceramente non mi aspettavo. Alla fine della strada che stavo percorrendo si trovava il MACBA, il Museo d'Arte Contemporanea di Barcellona, noto anche come la Mecca degli skater. Ecco spiegato il cartello di attenzione agli skater. Mentre ero lì a riprendere la zona, un tizio si avvicinò. All'inizio sembrava amichevole, quasi come se volesse partecipare al video, ma dopo un po' cambiò completamente atteggiamento ed è qui che le cose hanno preso una piega inaspettata. Non ho fatto niente. Io ti hai capito? Hai capito? Sei una puttana tua madre! Hai capito? Non vieni a filmarci, no, io ti vergogno di essere italiano! Vergogno di essere italiano e fare questi video! Non sto facendo niente! E ormai non sto qua, se tu a parlare di Barcellona. No, 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 sta chi a parlare. Ne vuoi? Passa, fra. Minchia, raga, non potete capire che cazzo è successo. Incredibile. Avete visto? Ma sputato adesso? No, incredibile come cosa. Incredibile. Mamma mia. Si è messo a insultarmi, a chiedere soldi. Wow, che cazzo di problema mi ero messo. Si è innervosito di brutto il tipo. Porca miseria. Wow, raga, mi sono un attimo seduto perché è stato un attimo così. Il tipo è cambiato da un momento all'altro. Prima mi ha fermato perché voleva essere filmato e poi gli ho spiegato quello che facevo e probabilmente, non lo so, non gli è piaciuto. Ha iniziato a insultarmi. Mi ha chiesto, come stavo dicendo anche prima, di cancellare il file. Ho dovuto cancellarlo in quel momento e se lo vedrete il file vuol dire che sono riuscito a recuperarlo, mentre se non lo vedrete, ragazzi, spero possiate credermi con quello che tra un po' vi racconterò. Ecco spiegato perché non c'è la clip dell'incontro con quel ragazzo, tra l'altro italiano. Quando iniziò a diventare aggressivo e a chiedermi soldi, sostenendo che per registrare in quella zona avrei dovuto pagare tra i 2 e i 5.000 euro, mi chiese anche 10 euro, che non avevo con me, ma che comunque non gli avrei dato. A quel punto cerco di strapparmi la videocamera, senza riuscirci. E come ultima alternativa mi disse di cancellare la clip. Lo feci, prima di tutto perché non sapevo se fosse accompagnato da altre persone, e poi perché ero convinto di poterla recuperare in seguito. Spoiler, non è così facile come sembra. Subito dopo aver cancellato il file, comunque, ho ricominciato a registrare ed è la clip che avete visto poco fa. Sarò sincero con voi, se qualcuno riesce ad aiutarmi a recuperare il file, lo pubblicherò sul mio profilo Instagram. Così potrete vedere esattamente cosa è successo. Boh, raga, adesso mi sto facendo un giro dietro al MACBA. Diciamo, questo è il MACBA, da quel lato c'è la pista di skate. Spero che non sia sempre così la zona. Però mi sto facendo un altro giro perché so che qua vi devo mostrare un'altra cosa. Guardate questo qua, poverino. Nel frattempo, gente che dorme per strada. Ok, raga, prima di lasciare il MACBA, che è questo qua, vi voglio far vedere questo murales. Se non sbaglio è stato fatto, se non ricordo male, nel 1989, e questo murales rappresenta il virus dell'HIV. È stato fatto dall'artista Kate Haringa,
che perse la vita proprio a causa del virus dell'HIV. E questa siringa che vedete qua, dovete sapere che a Barcellona negli anni 80 era molto prodotta l'eroina. Quindi quella siringa sta a significare l'eroina che veniva venduta negli anni 80. E adesso abbandoniamo il MACBA, che non me l'aspettavo, ma è stata una brutta esperienza, perché non pensavo che gli skater potessero reagire così. Molto probabilmente, cioè, spero sia stata una reazione del tipo e niente più, perché me li aspettavo un po' più cordiali, ecco. Comunque lasciamo il MACBA per dirigerci in un'altra zona. E a proposito di graffiti, guardate che bella zona, campo da basket come piace a me, e dietro graffiti, spettacolo. Ci sono un botto di skater che vanno nella zona. Sto, prima di abbandonare tutto quanto, sto facendo il giro dell'isolato, perché davvero non voglio dare questa brutta impressione degli skater. Vorrei parlare con qualcun altro per capire qual è stato secondo lui il problema. Questo qua mi ha sputato, cioè, nel senso, un italiano che e non stavo, giuro che non stavo facendo niente, ragazzi, stavo solo riprendendo le persone che stanno facendo skate. Poi raga, il video deve continuare. È un peccato che sia successo questo, però show must go on, come si dice. E prima di far continuare lo show, poco più avanti incontrai due skater a cui feci qualche domanda, raccontando soprattutto cosa mi era appena successo. Guys, can I make a question? Are you going on MACBA? Yeah. Oh yeah, a bad situation. A man say me that I can wreck over there because people ask 5,000 or 2,000 euros to wreck. That's true or? It was wrecking. We go broke. Oh, something. Because I had a bad image of a skater, because this man say me, get out, and he tried to give me a punch. Some skaters are bad, some good, I don't know. I guess can be protective of getting filmed from someone that isn't in the crew. Okay. Because yeah, then, it's kind of like they want to keep their footage for themselves, so that yeah, they can. Yeah, just because when they you get sponsored, say you are sponsored. Ah, wow, okay. They keep all the footage for a video, safe. So if footage comes out before, then they can't use it in a clip. I think the best thing to do is just to ask for funds. Yeah. I ask to you because I watch you with skater. Great. Thank you. Okay. Have a nice no problem, day. Yeah. You too. Avete capito, raga? Da quel poco di inglese che mastico è perché alcuni ragazzi hanno degli sponsor e quindi per questo molto probabilmente non vogliono essere ripresi, ed è per questo che chiedono soldi. Provato a capire più o meno cosa passava nella testa del tipo, decido di continuare il mio cammino e di fare la stessa domanda alla polizia per capire se la zona del MACBA è effettivamente pericolosa o il mio è stato solo un caso isolato. Che bene, può essere una pregunta. È spettacolosa la zona del MACBA, perché uno skater per poter che parlare con le skater? Sì, per questo le sto preguntando, mi pare più raro, perché il tessino non lo vedo di questa maniera. Primero mi piglio plata e después, perché stava gravando, cioè stava gravando la zona, stavo gravando a Ellie, per tipo, no, se chiede gravarmi deve darmi 10 euro e después hablo de plata. È normale esto o è raro? Normale non è. Pero bueno, decimos, en esta zona. No, es, o sea, hay esta gente que está zona, pues hay mucha gente de todo tipo, entonces puede pasar. No es lo normal, pero puede pasar. Pero no sé, así como está, en el MACBA puede pasar también. Poder. Ah, ok, pensaba que allá era tranquilo. No, porque está mucho grupo de skaters, gente. Era un skater el tipo. Tenía el skater en la mano. Que pareces turista, dijo, voy a intentar. Ya hablaba italiano, porque vengo de Italia, él también me hablaba en italiano. Ah, vale. Sí. Intento colarte a ver si pagabas. Vale, gracias, hasta luego. Venga, vaya bien. Adesso mi ero fermato a parlare con loro per capire un altro po', e adesso di corsa stanno andando da un'altra parte, perché c'è stata un'emergenza. Hanno acceso le sirene. Comunque, siccome vi stavo parlando anche di arte, di graffiti, mi trovo nella strada Carrera della Riera Bikes. Guardate tutte queste lattine che si vedono qua. Vengono utilizzate come forma d'arte. Comunque te ne rendi conto che un quartiere, tra virgolette,
un po' più povero rispetto agli altri, perché comunque le facciate non sono rifatte. Poi tra l'altro queste sono cose tipiche di quartieri tra virgolette popolari, panni stesi sul balcone, che tra l'altro non si utilizza solo qua in Spagna o qua a Barcellona, ma si utilizza anche da noi in Italia. Guardate anche qui, panni stesi, spettacolo. Queste cose a me piacciono tanto. E questa che sto prendendo adesso, in passato è stata una strada dove avvenivano più di 10 furti al giorno. Questa strada che vedete qua, infatti anche per questo avete visto la polizia, lì è dove c'era la polizia più o meno. E questa è la strada, la carrera dell'ospital. Nel frattempo ci sono vari bazar anche arabi, ci sono vari tipi di negozietti nella zona. Noi adesso andiamo in quella direzione là. Ok, di nuovo polizia. Incredibile. Comunque sono in questa zona perché questa è la Rambla del Raval. Diciamo, in Barcellona ci sono varie Ramblas. C'è quella principale che abbiamo visto prima, che è quella turistica, e poi ci sono altre Ramblas che si trovano in vari quartieri della città. E questa dove mi trovo adesso è la Rambla del Raval, come stavo dicendo prima. Mi trovo qui perché qui adesso facciamo un collegamento alla Colombia. Dovete sapere che qui c'è la statua di Botero a Medellin. Ne avete visto nella piazza Botero, dove era piena di statue dell'artista. E qui pure c'è la statua di Botero, ovvero il gatto di Botero, che è questo che vedete qui. Pensate che è una statua lunga 7 metri, pesa 2 tonnellate ed è alta 2 metri e mezzo. È stata acquistata dal comune di Barcellona nel 1987 e non ha trovato dimora fino al 2003. Praticamente dall'87 al 2003 il gatto è stato spostato in varie zone della città. Poi nel 2003 hanno deciso di metterlo qua, che qui era la migliore zona dove poteva stare, e quindi è qui. E si dice che a questo gatto bisogna toccargli i testicoli, così ti porta fortuna. Un po' come succede quando a Milano schiacciamo le palle del toro. Dovrebbe essere a Milano che schiacciamo le palle del toro, se non ricordo male. Non sono proprio qui per lui, sono qui perché di fronte a me ci sono due strade che stavo leggendo essere le più pericolose del Raval, e sono: una è la calle Aurora e l'altra è la calle della Santa Pasia. Praticamente una è là e l'altra è qua, e sono due parallele. E sapete, io non pensavo che erano così tante pericolose, però come stavo dicendo prima, io ieri sono passato in questa zona e stavo entrando proprio nella calle Aurora. Non ho fatto in tempo ad entrare quando a un certo punto vedo un ragazzo che stava correndo verso di me, e dietro di lui un altro ragazzo che lo stava rincorrendo. Da lì ho capito che il tipo che stava correndo aveva rubato un cellulare. E qui vi lascio la clip. È il mobile. Appena rubato il cellulare, non ci credo. Però varo nel cellulare? Sì. A te? Sì. Lo dejo ahí tirado. Ah, lo dejo. Lo dejo, sì. Ah, che suerte che tu hai. Sì. È pericoloso per acá. Claro. Mucho cuidado con teléfono. ¿Dónde te lo robaron? ¿Para allá? Ahí, yo estuve corriendo. Sí. ¿Se puede caminar para allá? Sí, caminar puedes, pero... ¿Sin celular a la mano? Sí, eso es más. Sí, gracias, hermano. Y si por si acaso alguien te pregunta, ¿dirección o algo? No. ¿Bolso? No sé nada. Sí. Ok. Gracias. Le dinamiche sono molto semplici. Ti fermano per strada, ti chiedono l'orario o una via, e quando metti il cellulare fuori, te lo tolgono dalle mani. Questa è stata la maniera con il quale il ragazzo è stato quasi derubato. Avete capito cosa può succedere in questa strada qua, che alla fine è una strada, questa è l'altra. Sono strade lunghe
100 metri, non di più, sono davvero corte. Infatti qui avvengono la maggior parte di furti. Non ci sono solo ladri, non avvengono solo scippi, ma c'è anche spaccio di droga. Infatti, molto probabilmente, in queste case ci dovrebbero essere anche i narcopisos. Adesso non posso guidare, però cosa sono i narcopisos? Sono praticamente delle case allestite in modi laboratorio che vengono utilizzate per fabbricare, se così si può dire, droga. Ovviamente, oltre a fabbricarla, gli junkies, ovvero i tossicodipendenti, possono andare lì a consumare. E qui molto probabilmente, non dico che siamo circondati, però c'è la possibilità che ci siano narcopisos. Qui la maggior parte delle persone che regnano questo posto, che vivono in questo posto, vengono da varie parti del mondo. Ci sono pakistani, afghani, africani, gente che viene dall'est Europa. Diciamo, ci sono varie etnie che sono mischiate in questa zona. E loro, soprattutto, non ci sono persone cattive, molto probabilmente sono più persone buone che cattive, denunciano anche loro i furti che avvengono in questa strada. In tutti i modi, adesso la sto facendo, non sono sicuro, ma ci passano anche turisti da qua. Sto facendo questa strada, così ve la faccio vivere anche a voi. Questa è la situazione che si trova di fronte a me. Devo fare attenzione a tenere la telecamera bella stretta in mano, perché è qui dove ieri è avvenuto lo ship. Allora, nel frattempo i balconi, come quelli che abbiamo visto prima, un po' di degrado, sì, ma cioè tutto sommato nella normalità. Qui c'è un po' di spazzatura, qui anche, ma diciamo al di fuori di questo il resto è solo fare attenzione a chi è nei dintorni. Infatti bisogna avere più di due occhi, secondo me. Qua ci sono vari negozietti, potete vedere, e adesso vi faccio capire perché comunque è la strada dei furti. A questa bicicletta non gli hanno lasciato niente, cioè si sono portati via tutto. Questa bici non è il sellino, ma secondo me magari non è il sellino perché il proprietario se l'è portata. Ah, ecco, qui c'è un po' di spazzatura. Sai che cosa sembra? Un po' quando vai a Napoli. Sono quelle varie viuzze di Napoli. Dicono che è pericoloso, però vedo passare turisti nella zona. Adesso avevo un po' di occhi puntati addosso. Sono uscito in questa strada qua, adesso rientro nell'altra strada. Io sono stronzo, direte voi, perché l'altra strada è quell'altra considerata pericolosa, ovvero la calle Santa Pasia. E adesso ci addentriamo nella Santa Pasia. Eccola là. E questa qui è l'altra strada famosissima per i furti. Infatti devo controllarmi un attimo le spalle, perché probabilmente possono anche venire da dietro tipi che stanno qui dietro di me. Potrebbero essere dei tipi loschi, diciamo. Ho un po' gli occhietti puntati addosso. Ecco, non ci sono tante persone. Buenas, come estás? Ecco, ci sono pure persone gentili. E vi ricordate quando dicevo che qui si parla catalano? Cioè, qui non c'è scritto supermercato, c'è scritto supermercato, che è in catalano e non in spagnolo. Che pena, può essere una pregunta. Supermercat è se in catalano, non in spagnolo, corretto? È se in catalano? Catalan. Catalan, sì. Ok, chiedi a sapere adesso, gracias. Oh, stanno rubando? Minchia, raga, credo che si volevano fottere il ventilatore del signore. Devo stare attento qua. Questo tipo che c'ho qua dietro mi sta dicendo qualcosa, però facciamo quelli che non capiscono un cazzo, ecco. Però il tipo si stava portando via il ventilatore. Incredibile, adesso ce li ho dietro, eh. Questi tipi ce li ho dietro. Come stas? Tu bien? Ecco, c'è di tutto, raga, c'è di tutto. Dalle buone alle cattive persone, cioè nel senso, in questo momento avete visto un tipo che mi ha salutato con una buona energia, mentre nel frattempo
30 secondi prima c'era qualcuno che stava per essere scippato. È incredibile quella cosa, questa cosa. Però questo è il bello e il brutto della zona. Cioè, però perlomeno si vede la verità. A me non piace disprezzare un quartiere, perché io so che anche nelle zone più pericolose, ma l'ho già ripetuto in passato, sono più persone buone che cattive. Però poi avvengono cose del genere che avete visto poco fa, che gli danno la fama di brutto quartiere. Prima di lasciare il Raval voglio farvi vedere l'ultima strada, che probabilmente già oggi un po' abbiamo rischiato, che probabilmente potrebbe essere quella che potrebbe crearmi più problemi. Però fatemi arrivare che vi spiego anche lì la situazione. Non intendo, che pena. Non perché che passò? Ah, non sapevo, che pena. È su una lei del governo spagnolo, non mia. Ah, ok, mi va a informare. Io sono in spagnola, poi informa te. No, 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 che pena. Ok, ora voglio parlare con ellos. Non sapevo che era una lei. Sì, grave, lo sento, non sapevo questo. Ah, io sono. Está bien. Qué pena. Si la molesté, me disculpo por eso. Hasta luego. Stanno succedendo cose che ho capito perché non è permesso riprendere nella zona. Ho appena capito in che posto mi trovo. La zona in questione era una cosiddetta zona di tolleranza, ovvero dove la prostituzione è praticata legalmente, anche se non esiste alcuna legge che lo permetta esplicitamente. E la signora che avete visto potrebbe essere una sorta di sentinella, dato che sono loro che controllano più o meno la zona. Abbiamo già visto situazioni simili a Bogotà e a Medellin, ed è per questo, appena entrato nella zona, mi ha richiamato. Perché ovviamente, molto probabilmente, le lavoratrici non vogliono essere riprese. Là già stavo dando troppo nell'occhio, ed ho capito perché la signora mi ha fermato. Senza volerlo, quello era il posto che io vi volevo far vedere, però senza volerlo ci sono capitato. Praticamente ero nella zona di prostituzione, perché dovete sapere che qui, oltre al pericolo della droga, c'è anche prostituzione. L'abbiamo visto nelle zone di tolleranza del Santa Fe a Bogotà e di Medellin, come le donne, le signore, si comportano quando c'è una telecamera. E adesso ho capito perché quella signora ha reagito così. La zona in questione dove ero era la Calle del Rovador, ed è la zona appunto di prostituzione. Qui dovete sapere che quello che può succedere è che se passi in quella strada le ragazze ti possono portare o nelle varie stanze che hanno là nei dintorni, un po' come abbiamo visto anche in Colombia, da come ho capito, ma può anche succedere che consumano il tutto nelle zone, nei bagni, tipo i bagni pubblici, poi magari ve lo farò vedere, sono dei bagni dove le ragazze vanno a consumare con il cliente. Tipo sono bagni del genere, lì c'è scritto WC. Prima di lasciare il Raval però, decisi di passare per la zona di tolleranza, per farvi percepire anche a voi l'atmosfera che si respira lì dentro. Qui dietro di me c'è scritto Calle del Rovador, ed è questa che entreremo adesso. A telecamera nascosta lo farò. Ed anche Raval è stato portato a casa. Francamente non mi aspettavo tutto questo movimento. Infatti sono rimasto abbastanza sorpreso.
Ne avevo solo sentito parlare di quello che succedeva là dentro, ma mi aspettavo che dovesse scendere la sera per vederlo. Il Raval ovviamente non è solo questo. Nei giorni successivi ci sono ritornato e se eviti di prendere determinate strade, si respira un ambiente abbastanza gradevole e piacevole. Io comunque, signori, anche per oggi ho terminato, vi saluto e noi ci vediamo.